Grazie Presidente. Esordisco affermando da subito che il Movimento 5 Stelle è contrario alle sanzioni imposte alla Russia e per questo motivo voteremo favorevolmente a tutte le mozioni eccetto quella di maggioranza. I motivi che ci hanno condotto ad assumere con tanta fermezza questa posizione sono molteplici, ragion per cui la nostra idea di indipendenza politica, piuttosto che la necessità di risolvere o almeno tentare di farlo pacificamente ogni conflitto, sono solamente due fra le principali di esse. Solo gettando una rapida occhiata ci si rende conto di quanto sia grave ciò che sta accadendo oggi in Europa. 6.400 caduti in Ucraina senza che nessun leader mondiale ad oggi abbia trovato la forza morale piuttosto che politica di intervenire e sedare la guerra civile che ancora oggi, lo sottolineo ancora oggi, vede scorrere un fiume di sangue proprio a due passi da casa nostra, nel cuore della civilissima Europa, dove cadono giorno dopo giorno un numero altissimo di civili uccisi da colpi partiti per volontà o per errore, sempre che qualcuno ancora trovi il coraggio di definire amico il proiettile che colpisce una vittima inerme. Esiste un piano, ne siamo convinti, dietro la crisi politica ucraina, che ha inevitabilmente trascinato l'Europa in un nuovo tragico, complessissimo conflitto. Sembra di guardare indietro di 20 anni, quando in Jugoslavia la religione aveva rappresentato l'elemento strumentale per innescare un conflitto tra popoli che per secoli avevano convissuto e costruito nel tempo legami unici attraverso i quali si erano sviluppate autentiche perle di civiltà e di integrazione. Ne è prova una città come quella di Sarajevo. Si rivedono scorci di guerra fredda senza comprendere che il mondo, purtroppo per fortuna, non è più lo stesso. Applicare vecchie logiche ad un sistema oramai radicalmente mutato è molto pericoloso, proprio perché si omette di conferire ai cambiamenti avvenuti il giusto valore e l'attenzione che meritano. È il destino di questa Europa, che dice di guardare al futuro ma ha la testa rivolta all'indietro e procede spedita a passo di gambero, e che non può avere, così com'è ora, la forza per risolvere i propri conflitti, palesando una debolezza che si traduce con un danno immenso per gli uomini prima che per i cittadini e per i popoli. C'è, al netto di tutto, una evidenza che trova su vari fronti riscontri palesi. L'Europa, come l'abbiamo pensata e voluta, e di conseguenza una comune politica estera europea, non esistono più, o forse, cosa ancora più grave, non sono mai esistite realmente. L'Italia, d'altro canto, si accoda alle decisioni prese a Bruxelles, cercando di mantenere un'unità di intenti che, a voler essere gentili, lascia il tempo che trova, almeno stando ai risultati fino ad ora ottenuti. Perdiamo quote di mercato, rallentano alcuni settori strategici della nostra economia e ciò nonostante tiriamo a campare aspettando che gli eventi evolvano e senza preoccuparci più di troppo del fatto che la nostra agenda sia dettata da altri e non da noi. Intanto si ricorre a miseri palliativi come i fondi speciali per gli agricoltori colpiti, piuttosto che roboanti annunci esposti in sedi ufficiali circa la volontà di proseguire sulla linea del dialogo e della mediazione. Insomma, nulla di deciso, nessuna scelta coraggiosa, non una presa di posizione, niente di niente. L'Italia, da brava scolara, segue il resto della classe e strizza maldestramente l'occhio alla Russia, sperando in un futuro tutt'altro che prossimo di poter recuperare i rapporti compromessi. Noi, l'Italia, quella che un tempo ha avuto la forza e il coraggio di imbastire tavoli diplomatici, portare avanti trattative ad altissimi livelli, mediando in più di un'occasione come davvero si conviene ad una potenza della nostra statura. Questa, Presidente, sarebbe l'Italia che vorremmo, propulsiva, proattiva, parte fondamentale di una squadra ben rodata ma al contempo padrona della propria autonomia. Sei libera, sii grande, recita l'inciso di un dipinto del Senato. Noi, che abbiamo la fortuna e l'onore di frequentare questi luoghi, dovremmo saperci guardare intorno e comprendere finalmente il senso ed il peso della nostra storia. Grazie. Grazie, collega Grande.